Stavolta non ce l'ho tanto con la squadra come ormai è diventata di consuetudine, ma bensì ce l'ho con l'arbitraggio. L'arbitraggio che da ambo le parti è stato non completamente, ma piuttosto scandaloso. Anzi, dai, mettiamo parecchio scandaloso. Perché a parere mio tutte le squadre sono state condizionate da questo arbitraggio veramente fittizio, cioè forse siamo meglio se l'arbitro non c'era. Dato che ha fischiato falli a volte che non c'erano, o viceversa, però davvero lo dico non da tifoso, ma diciamo da spettatore. Credo che la squadra che ha subito maggiormente le conseguenze di ciò sia stata Livorno, seppur non in maniera plateale. C'è una bella differenza, ma non plateale. Perché Dio vesto, cioè perché dico che comunque c'è poca differenza e anche Cagliari ha subito ciò? Perché, ad esempio, uno degli episodi che la decisione arbitrale ha condizionato di più può essere magari il rigore non dato avvantaggiato, che a parere mio, riguardando anche gli highlights, secondo me c'era. Però, se bisogna essere obiettivi, bisogna anche dire che c'era anche il rigore per il Cagliari, che addirittura, se non sbaglio, il giocatore che è cascato, insomma, che è stata vittima del fallo non fischiato, fra l'altro mi pare abbia preso anche il giallo, si è stato ammonito se non sbaglio. Quindi diciamo che l'arbitro ci ha messo il suo anche dall'altra parte. Però se si fa una somma totale, credo che la squadra che ha subito maggiormente questi errori, che è stata vittima maggiormente questi errori, sia stata Livorno. E ripeto, non lo dico da tifoso, lo dico da spettatore. Però, oltre a questo, io no che non sono soddisfatto, ci mancherebbe altro, però ci avrei anche da ridire qualcosina sulla prestazione del Livorno. Quindi ora lasciamo il discorso arbitro, che è, secondo me, uno degli elementi, no, fondamentali di questa partita. Però ora voglio parlare del Livorno e parlo della prestazione del Livorno. Allora, io vabbè, come sempre, o perlomeno quando posso, dal collaboramento vado allo stadio. E oggi, quando è finita la partita 1-1, ho visto applausi, applausi, applausi. Sono d'accordo, perché comunque giocare contro la prima, mi pare, o perlomeno una delle, forse no, sì, la prima almeno, pretendente per un'eventuale promozione in Serie A, viene da un periodo un po', anzi, decisamente traballante. E quindi, se si va a vedere, magari puoi anche essere soddisfatto del pareggio. E fin lì io potevo essere d'accordo con la gente, magari anche altri dicevano comunque sì, prima eri sotto, sei riuscito a rimontarla, va, ok, e sono d'accordo. Non sono d'accordo perché secondo me il pareggio anche questa volta può andare stretto, e vi spiego perché, a parer mio. Il Cagliari, nonostante comunque poi siano stati degli episodi nei quali forse per loro non bravura e per nostra fortuna magari il Cagliari non è riuscito a fare gol. Resta di fatto che l'unico che ha fatto il Cagliari è quello che appunto gli si è permesso di fare dopo 3 minuti per quell'errore clamoroso di Ceccherini appunto all'inizio partita. Uno. Seconda cosa, fai sì che ci fosse, no? Che c'era un arbitro decente. Perché ho capito che tutti gli arbitri non possono mai sbagliare mai, ma secondo me, come ho detto prima, riguardo all'arbitro, è veramente tanto quello che ha sbagliato. 3, gioca come ha giocato quando eri in svantaggio, quando volevi ribaltare il risultato, o perlomeno riequilibrarlo, tutta la partita. E secondo me viene fuori un altro risultato. Allora, per chi non avesse visto la partita, o perlomeno per chi l'ha vista, deve sapere, se non ci ha fatto caso, che il Livorno, vabbè, come ho detto prima, ha preso gol dopo la bellezza di 3 minuti stecchiti per una disattenzione, un errore, chiamatelo come volete, di Ceccherini, che praticamente ha fatto un passaggio addirittura orizzontale, ma vabbè, quella è una cosa in più, al portiere, troppo piano, e insomma, giocatori del Cagliari, il Cagliari si è approfittato giustamente per fare gol. Ok, poi se nel caso, per chi lo volesse rivedere, guardi le highlights poi dopo. Insomma, questa sarei. E Livorno, dopo che ha preso appunto questo suddetto gol, giustamente non ci stava. E meno male, per fortuna, il Livorno ha cercato in tutti i modi di almeno riagguantare la partita, almeno pareggiando, ovvero cercare di arrivare all'1-1.
Il Livorno, da quando ha preso gol fino a che l'ha fatto, ha giocato di cattiveria specialmente, non tanto creando il gioco, ma bensì appunto cercando in tutti i modi di poter equilibrare la partita fra tiri, non lo so, occasioni, costruendo qualcosa, insomma queste cose qua. Fine primo tempo sempre 1-0 per il Cagliari, l'ha fatto anche appunto dopo, come ho detto prima, che l'ha fatto fino a non ha fatto gol. Insomma, fatto sta che grazie alla punizione conquistata dopo poco, non era tantissimo, non mi ricordo quanto è preciso, insomma nel secondo tempo Livorno riesce a guardare il pareggio. Dopo che Livorno ha guardato il pareggio, anziché dire dai, vedo che ci siamo perché siamo molto pericolosi, perché il predominio ce l'abbiamo noi, perché siamo onesti, nonostante Cagliari comunque in totale abbia creato, cioè ha creato qualcosa, fino a che il Livorno non ha fatto il gol del pareggio, il Cagliari a livello di attacco era quasi, ripeto, quasi inesistente. Il pallino offensivo, chiamalo così, ce l'ha avuto il Livorno per, fino a, non tutto il resto, per tutto il primo tempo, tranne i 3 minuti iniziali, fino a che non ha fatto gol. Poi dopo è lì che mi ci incazzo io, per quello che mi va male, mi va giù male questo pareggio. Il Livorno quando ha fatto gol è morto, è morto, si è cacato addosso, come usa dire. E appunto, come stavo dicendo prima, se il Livorno giocava con la stessa aggressività con la quale ha giocato quando era sotto di un gol, ovvero era 1-0 per il Cagliari, secondo me poteva venire fuori un altro tipo di risultato. Poi io, chiaramente, magari ci provavano, magari finivano ugualmente, però sicuramente, secondo me, usciva con la testa più alta e perlomeno potevi dire io ci ho provato fino all'ultimo. Ecco, così non è stato. E è quello che a me mi fa incazzare. È quello, perché dici, sai, siamo riusciti a pareggiarla perché magari loro hanno fatto un errore in difesa, per dire, me la butto lì, come fece ai tempi Roma gara contro l'Inter, perché Guarin fece bella, quel passaggio inguardabile, no? Ve lo ricordate? Per farvi capire. Ok, non è stato così. Il Livorno quel gol, seppur venuto poi fuori su punizione, se l'ha guadagnato. E io dico, perché ti sei voluto cara addosso? Dato che le possibilità a parer mio c'erano, anche perché se no non stavi, non mettevi paletti il Cagliari, o quasi a paletti il Cagliari, perché ti sei voluto fermare? Perché? Perché? Ma anche l'allenatore stesso, quando poi ha sostituito, ora non mi ricordo se era già sull'1-1 o se era sempre 1-0, a me pare se era sull'1-1, quando ha sostituito fra l'altro Comi, che fra l'altro ancora Comi oggi a parer mio ha fatto una delle migliori prestazioni, se non la migliore, da quando a Livorno, da quest'anno appunto. Ha messo Palazzi quando ha sostituito Comi, appunto. Perché? Perché ti sei voluto cacare addosso? O magari uno può dire, io secondo me stai sbagliando, secondo me guarda, ringrazio di essere già tanto pareggiato. Io sono molto convinto di quello che sto dicendo. E ci ho pensato, perché come vedete no, però posso garantirvi che al di fuori è buio. Sono quasi le 10, sto facendo il video alle 20, quasi alle 22. Ecco, quindi ci ho pensato un pochino prima di dirle questo. E quindi niente, questo è il motivo principale per cui non sono solamente, tra virgolette, innervosito e sfavato con l'arbitro, ma appunto in realtà questa è l'altra motivazione, ovvero direi un 80% arbitro, 20% di voi, anzi vai, mettiamo 70-30, vai, poi sì, è un po' più corretto. Comunque, oltre a questo, comunque c'è da fare 8 volte, comunque era 9. Sono, tra virgolette, sì, arrabbiato o perlomeno un po' sfavato, sfiduciato, no? Per questo salì, però devo anche ammettere, perché se non è tutto nero, la prestazione è stata tutta nera, anzi, che comunque devo fare complimenti a Livorno. Ridetto. Perché ha fatto una prestazione di cattiveria come piace a me, quando la qualità, la tecnica della squadra avversaria è sulla carta almeno superiore, o anche se no sulla carta, anche proprio visivamente. Quindi nonostante tutto voglio fare complimenti alla squadra. Una cosa che Dio, ma perché non hai giocato con la stessa aggressività tutta la partita? Perché? Questo è il pallino che mi rimarrà per quanto riguarda su questa partita va. Quindi niente, ora, anche se bene o male l'ho già fatto, l'ho già detto facendo il discorso di prima, come è andata la partita, parlo come sempre del primo e del secondo tempo, la partita in generale, dividendo i due tempi. Allora, primo tempo, come ho detto, dopo 3 minuti, se non stecchiti un po' ci manca, Ceccherini riprende il matto e decide di fare una cappellata enorme, dando dalla quasi bandierina, no? Destra, un pallone centrale per il portiere, oltretutto dandolo veramente piano, questo passaggio,
i giocatori del Cagliari, che di preciso non mi ricordo chi era, non so se era Sao, ma non credo. Insomma, resta di fatto, prende palla, anticipa il portiere, la va a passare al 17, che mi pare sia Farias, comunque è Farias, ma non mi ricordo il nome di preciso. Insomma, porta spalancata perché ormai il portiere era venuto incontro al pallone passato da Ceccherini, tira gol 1-0. Di lì Livorno decide di svegliarsi, cioè decide di svegliarsi, decide comunque di dice non ci sto, voglio almeno pareggiarla. E sta di fatto che di lì Livorno continua. Cioè, continua, inizia ad essere veramente pericoloso con svariate occasioni, si dà fuori aria, che da dentro l'aria, falli non dati, li vedi va. Insomma, resta il fatto che Livorno, pur provandoci con tutti gli sforzi, nonostante comunque abbia veramente la pallina nel gioco, perché è stato pericoloso in confronto al Cagliari, diciamo un 80-20, no? Facendo una sorta di chiamiamolo percentuale. Non riesce a far gol. Il primo tempo finisce solo 1-0, sempre chiaramente per i Cagliari. Secondo tempo Livorno continua, per fortuna, perché lì sinceramente avevo paura che comunque magari il Cagliari si velasse un pochino, Livorno boh, si smosciasse, eh? E Livorno continua, meno male, su questi ritmi, grazie alla posizione conquistata, non mi ricordo da chi, insomma, avvantaggiato, riesce a trovare il gol del 1-1. Fatto ciò, come ho detto prima, aspettavo che Livorno continuasse e dicesse no, via, ormai si fa il ribaltone. Fatto sta che Livorno non fa quanto ha detto ora, anzi, torna a giocare e come al solito Livorno va già in trasferta, inizia la partita, ovvero Livorno che si cala addosso. Un Livorno che punta soprattutto a difendersi piuttosto che magari a cercare qualcosa, anche se qualcosina ogni tanto ha provato, ma senza veramente voglia, perlomeno convinzione. Insomma, resta il fatto che inizia ad essere il Cagliari quello che ha un po' più il pallone del gioco, senza pur non diventando pericolosissimo, seppur pericoloso, ma per fortuna nostra non riesce a fare gol. Quindi la partita termina sull'1-1, una partita comunque divertente, elettrizzante, sì, grazie anche all'arbitro, perché l'arbitro quando ti fa entrare nervoso fa diventare la partita ancora più cattiva e a parere mio divertente, anche se poi ti fa girare i coglioni quando il risultato non viene fuori. E niente. Finisce così 1-1, che per il Cagliari, ma anzi per tutte le squadre, forse un po' meglio per il Livorno, però a parer mio è inutile perché non cambia quasi niente in classifica, rimane lì a metà più o meno. E niente, questa è stata la partita e il mio commento. Quindi detto questo, ora ci rivediamo al prossimo video perché arrivo alle conclusioni. Purtroppo io guardo poi o lo vengo a sapere. Arrivo il fine settimana, se so che gioco infrasettimanale me lo guardo poi con calma. Non so quando si gioca di preciso, so che comunque si va, se non sbaglio, a giocare a Perugia, che non è assolutamente un campo molto semplice, sicuramente no, e fai tra l'altro anche in trasferta, appunto, come ho appena detto, mi sono fregato da solo questo discorso. Insomma, niente, speriamo di andarci comunque con il morale abbastanza alto, vi ho detto noi si è parlato con la prima e forse poteva fare di più. Senza magari averci qualche rimpianto di non averci provato fino in fondo. Niente, dal punto di vista tifoseria, meno male, si è un po' riacceso l'animo perché l'ho vista veramente spenta fino alla scorsa giornata. E niente, quindi detto questo, ci vediamo al prossimo video. Chiaramente non dio niente per scaramanzia perché ormai mi sono reso conto che quando lo dio 8 volte su 10 porto male. E niente, scusate se è stato lungo questo commento, però lo devo dire determinate cose. Via, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.